Allora, mister De Paola, terminato oggi l'allenamento del giovedì, una settimana di lavoro solo, immagino che sabato ci sarà un amichevole, visto che il calendario regala una settimana di riposo al Formia. Sì, abbiamo una settimana di stop di calendario, è capitato subito a noi, ma toccherà a tutti prima o poi. Meglio così, insomma, no? Almeno. Sì, abbiamo il tempo per, diciamo, per lavorare intensamente durante la settimana e recuperare magari qualche acciaccato. Ma era una cosa che dà fastidio pure questa pausa, perché il campionato è campionato, si ferma una squadra durante la stagione già non è una cosa gradevole, come si diciamo che è una cosa insolita fare un campionato comunque, diciamo, le squadre fare il riposo, però come ho detto prima o poi toccherà a tutti, a noi è capitato subito sul calendario e prendiamo la settimana per lavorare intensamente e prepararci alla gara di domenica prossima. Settimana di lavoro, qualche squadra integra, tutti a posto? Sì, abbiamo qualche affaticato, ma niente di che, quindi prendiamo questa settimana per recuperare tutti. Facciamo un'amichevole sabato contro una squadra di mia categoria e ci prepariamo poi per la trasferta di domenica a Torrenova. Torrenova, campionato di promozione che comunque è iniziato bene, diciamo, per il Formia, una vittoria secca, quindi a dimostrazione che la squadra è forte, insomma. La squadra. E ogni tanto si deve dire, però. La squadra è buona, non ci nascondiamo, però lavoriamo per migliorarci partita dopo partita. Com'è stata brevemente la partita di domenica, vinta 5-0? La domenica abbiamo avuto un grande approccio e un atteggiamento importante sin dai primi minuti e diciamo che la partita è andata in discesa. Siamo contenti dell'atteggiamento dei ragazzi. C'è anche adesso da giocare la Coppa Italia, immagino. Dopo questa pausa ci sono anche campionati e coppa da giocare. Sì, ci sarà la Coppa, è una competizione importante dove ci crediamo, abbiamo una rosa per poterla affrontare, quindi ci prepareremo anche alla Coppa. Le voci di mercato cosa dicono? Oltre a Formia, chi altro punta la vittoria? Ma sinceramente è ancora un po' presto per dirlo e attendiamo il campo, è ancora un po' presto, insomma.